let it bang, bang. Let it bang, bang. Hello peoples, come va? Allora, sfebbrato, non sbarbato, non scoppolato, anzi un po' scoppolato, ma non tutto a posto. Tempo da lupi fuori, finalmente è arrivata la cosa. Mi sono fatto un bel bagno caldo. E niente, a posto, da ieri che non ho la febbre, è passato tutto. Un po' di scatarriamento leggero. È tutto a posto. E volevo dirvi delle cose. Ora ve le dico. E soprattutto niente virus, per fortuna. Coronavirus, questo rincoglionavirus. È un giorno che non ho febbre. Non prendo la suppostina, la tachipirina, non prendo, sì, il bronchenolo ieri l'ho preso ugualmente, non ho problemi alla gola, non ho catarro in eccesso, stamattina un pochettino mi sono alzato così, e sto bene, tutto a posto. Volevo dirvi che questo Stato italiano non pensa assolutamente alla verità. C'è una differenza, una disparità enorme tra quello che la gente vive, tra quello che è la realtà della gente, quello che vive la gente, e quello che vocifera e quello e le leggi che emana lo Stato. Allora, dicevo, non rappresenta questo Stato italiano, perché se di Stato dobbiamo parlare, parliamo di Stato, se dobbiamo parlare di una tribù, di nostre sensazioni, della coscienza, di una cosa, parliamo della coscienza, ma se dobbiamo parlare di uno Stato, cioè di chi ti dà delle regole, chi ti dà un mainstream e un underground, una base e un'altezza, che è il prodotto diviso la gente, allora non è rappresentativo. Logicamente l'underground è più rappresentativo perché è il sottosuolo, cioè quello che la gente fa, ma non si sa perché è underground. Il mainstream non esiste, cioè non so come devo spiegarvelo. Allora, le regole non sono rappresentative su quello che la gente fa, cioè gli usi e costumi delle persone, del popolo, come li chiama, dei vari popoli, di quello che costituisce il popolo italiano, quindi tutti i vari gruppi, la nazione, il popolo, insomma la gente, le varie regioni, le varie generazioni, sono in contrasto, completamente distanti con quello che vocifera uno Stato, completamente disallineati, non c'entra un cazzo, completamente nulla. Risultato finale che si vive tutto in maniera underground, cioè le persone non sono quello che lo Stato delinea. Ci sono delle esigenze, ci sono dei colori, oh, lo Stato racconta che ci sono 3-4 colori, quando invece ci sono svariati tipi di colori. Quindi lo Stato non rappresenta la gente, è molto lontano dalla realtà dei fatti.
da quello che la gente dice. Uno stato civile è uno stato di un certo tipo. Non fa questo, ma riesce a rappresentare, avranno ugualmente dei problemi, ma riesce ugualmente a rappresentare le usanze, gli usi e i costumi, prima che diventano la parola malcostumi. Cioè, malcostumi significa che sono delle usanze, degli usi e costumi sbagliati. Ma per capire quali sono gli usi e costumi sbagliati, bisogna capire quali sono gli usi e costumi correnti, cioè quello che utilizza, quello che la gente fa, come lo fa. Ecco, è un po' come il lavoro in nero, o i contratti non appropriati, o lavorare sotto contratto ma devi fare un'altra cosa. Cioè è tutto fatto bene o male in nero, oppure se è scritto non si rispetta quello che è scritto, ma si devono rispettare altre cose, perché non sono capaci a contenere ciò. Le tassazioni e tutto questo. Io li chiamo fanfaroni. Ora, qualcuno mi potrebbe dire, ma c'è la tradizione, anche lì, guarda, guarda che fanfaroni, le tradizioni, di quali tradizioni? Un popolo così antico, di quali tradizioni? Quella collegata ai Greci, agli Arabi, alla tradizione italiana, tradizionalisti, bisogna vedere quale parte della tradizione, dei millenni, e delle cose vanno a prendere, perché è stato un popolo attraversato da qualunque lato, quindi potremmo prendere qualunque tipo di cose. Qua c'eravamo anche quelli che si facevano le stanze di cacca, là nella zona neolitica, come si chiama, dove si va a mare, in quegli utensili fatti con. Cioè, quindi, cioè, che logica c'è? Dipende da quali tradizioni, da quali periodi, da quale cosa andate a prendere. Un popolo futuristico, dipende in quali popoli, in quale futuro vi volete imbattere, in quale cosa. Diciamo, è un popolo attraversato da qualunque cosa, però questo lo Stato non lo rappresenta. Rappresenta sempre qualcosa che è dissociante, qualcosa che è distante, qualcosa che non è vero. La giurisprudenza, questa è la realtà dei fatti. La giurisprudenza stessa, quando tratta dei matrimoni, delle coppie, delle cose, o era tutta a favore della donna. Io ho conosciuto penalisti che hanno cambiato, prima era a favore della donna, poi era a favore dell'uomo, poi a favore dei bambini, poi si sono messi da parte e si sono messi a fare assicurazioni perché non ne potevano più di stare a soffrire, di vedere soffrire, di cercare di speculare, di vedere di una cosa che è da una parte e quindi specula sull'altra parte, da una parte specula da un'altra parte. Non rappresentano la realtà, come cazzo ve lo devo dire? Cioè, non c'è parola, non rappresentano la realtà di quello che la gente vive. Quindi ci sono dei conflitti enormi. Allora, se non si rappresenta la realtà, e poi arrivano la giurisprudenza, i giudici e i magistrati e le cose, utilizzando le squadre, quindi le polizie, i carabinieri e queste cose qua, come dei clan, come delle cose. Cioè, i loro, come si dicono, i loro manovali, o i tecnici, e non si rappresenta la realtà. Che cosa succede? Cioè, lo dovete dire voi. E sì, bisogna essere più, e per giunta dicono bisogna essere più severi, bisogna essere impassibili. Ok, perfetto. Allora voi da un lato create una cosa dove dovete essere impassibili, impassibili, quindi punire, 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 pena certa. Ma non risolvete all'origine il problema a livello di uguaglianza e di disparità nei beni, nei diritti. Quindi create un meccanismo infernale, cioè generate continuamente disparità e disuguaglianza per massacrare totalmente e punire quello che avete generato. Perfetto, minchia, più speculazione di questo. Ve lo ripeto, nel caso c'è qualcuno qua che ha le orecchie tappate dai conto correnti.
a fine mese o all'inizio, non so quando li prendete, per stare lì a succhiare. Da un lato generate, non risolvete il problema, e generate continuamente disuguaglianze e disparità dei mostri. O tutti di qua, o tutti da donna, o tutti di qua, o tutti di là. Dall'altra parte state cercando di essere più punitivi e con pene certe. Quindi è un meccanismo perverso. Manco da solo mentecatti già a dire poco, proprio dei perversi. Cioè generate continuamente un rubinetto aperto di problemi e disparità e di disuguaglianze, di non rappresentazione della realtà dei fatti, lavorativa, economica, sociale, usi e costumi. Niente, lontanissimi. Però punite, quindi state generando della gente da massacrare. Comunque, in nome di qualcosa che dovrà essere aggiustato, ma non lo aggiustate perché non rappresentate la realtà. È come se io parlo di questo muro, di questo quadretto, ecco, parlo di questo quadretto qui, però racconto che è verde, che ne so, che è giallo. Che ci sono, che è fatta a forma di triangolo, cioè, quando invece è rettangolare. Quindi ed è messo così, ha una insomma, tutt'altra descrizione dei fatti. Quindi generate un rubinetto aperto, un continuo generatore di disparità, di disuguaglianze, di precarietà, di lavori neri, di non rappresentazione degli usi e costumi realistici della popolazione tutta. Di tutte queste cose, e in più state spingendo sempre di più ad essere, giustamente, secondo voi, sempre più punitivi. Quindi create dei mostri per poi sconfiggere una parte, perché non li potete sconfiggere tutte, di mostri, oppure dall'altra parte quelli positivi, quelli che vorrebbero che tutto fosse, tanto non potete distruggere tutto quello che avete creato, lo sapete perfettamente, e poi dal lato sconti di pena, le cose di qua. Quindi o dal lato o dall'altro, o il buono o il cattivo, comunque voi generate disparità e porcherie e non rappresentazione della realtà, di quello che gli usi e costumi e la gente vive. Quindi create dei malcostumi su tutto, anche su casi in cui non ci sarebbe di creare dei malcostumi. Questo fa la giurisprudenza. E poi andateli a vedere le facce, la salute, se vi sembrano delle persone con salute mentale, salute psichica, delle persone capaci di confrontarsi. A me non mi sembrano assolutamente. Qualcuno sembra, ma non lo sono affatto. Non rappresentando appunto la realtà, non è che sta tutto nella salute fisica, però un minimo e neanche in quella mentale, perché può essere mascherata, ci sono delle cose, ma riuscire a rappresentare un mondo che non è l'Italia, uno stato che non è l'Italia, raccontare balle come raccontare di un quadretto che è triangolare, invece il quadretto è rettangolare, cioè che cazzo. Che giurisprudenza è? Di che cosa state parlando? Di che cosa state fanfaronando? Che cosa state. Non rappresentate la realtà di quello che la gente fa. Raccontate le cose per poi o punire o pentiti, o punire o pentiti. Quindi c'è una generazione continua. Questa si chiama speculazione, massacrare la gente. Altra cosa, sulla salute. È morto, come avete potuto notare, è morto Maroni. Intanto vi informo che tutte queste cose per il naso, c'è Veronesi, che poi non so se c'è ancora, c'è Veronesi dei tumori, che io seguivo dal tempo perché ho questa cosa qui, ho cercato di capire, l'ho visto anche in diversi giornali alternativi, in giornali normali, un po' dappertutto. È arrivata ad un livello. Appena quel livello ha cominciato a parlare di legalizzazione e di uso del terapeutico e di divertimento dei cannabinoidi, come la birra, ma anche come un farmaco, questa persona ha cominciato a tirarsi indietro perché vivendo in Italia avrebbe perso soldi, stipendio e tutte cose. C'era arrivato lui a dire delle cose un pochettino così. È stato anche buttato fuori dai Paesi Bassi e dalla California, da altre cose internazionali, ce cioè l'hanno scartato, l'hanno buttato via perché hanno detto sì, lei è un
un luminare, lei è una cosa, però arrivato a un certo punto non abbiamo capito perché ci sono i giornali che parlano di queste cose, perché si è di qualunque tipo, perché si sta tirando indietro, sta cominciando a dire un'altra volta frottole che fa male. Allora, dietro perché? Perché dietro a questi tamponi per il naso, questi qua molecolari, quelli più profondi, come si chiamano, quello che si fanno cose dentro il birro. Quindi probabilmente questo qua, siccome non riesce a mettersi quattro cose, quattro piantine e cose, gli viene più facile andare nei laboratori a fare a roba chimica e cose. Il guadagno, il business ce l'ha con queste cose qui e quindi non può andare oltre. Vivendo in Italia avrebbe perso stipendio e tutte cose. L'Italia, ve lo ripeto, non è un paese che cura i tumori. Cioè, cura, io ho avuto anche personalmente, non solo l'esperienza mia, che non conosco ancora bene, perché non mi fido dell'Italia, è quello che ho vissuto, frottole, frottole, di tutti i tipi, inutile che ve le elenco tutte. Anche per parenti miei ci sono stati dei casi di tumori che sono stati certo curati, ma cura i tumori con la chemioterapia, cioè col veleno. Quindi o vince il corpo o vince il veleno. Non ce la fanno perché cura quei tumori che non sono tumori, cura quei tumori babbi, quei tumori stupidi, quei tumori che già altri stati, tipo il seno, a certe parti periferiche, a certe cose, non sono i veri tumori. E soprattutto è più un generatore di tumori l'Italia e di certi tipi di malattie. Cioè, genera 100, 200, 1000, 10.000 casi di tumore e di cose e ne cura 0,00000 qualche cosa. Nei Paesi Bassi, faccio un esempio, tutta questa generazione e produzione di tumori non c'è come in Italia. Qua si produce tumore, cioè gente che hanno tumori in continuazione, come morti sul lavoro, è un continuo, come femminicidi in crescita. Vi ho detto che sono regolati da una giurisprudenza che non racconta la realtà dei fatti, che produce disparità, o da un lato o dall'altro, come ai tempi quelli là del veleno di Agrippina, non so ora di quali esempi fa, come dei tempi in cui o aiuta queste persone o aiuta quelle persone, in maniera che specula da qualche parte. Qua è produzione di malattie, tumori, morti sul lavoro, femminicidi, cose, ma non raccontano la verità, non raccontano che c'è disparità, non raccontano che non c'è la prima cosa che ci dovrebbe essere, la prima cosa che ci dovrebbe essere. La prima cosa ci dovrebbe essere qualità di vita, quality life, cioè dare l'opportunità alle persone di avere per prima cosa una qualità di vita sui soldi percepiti, sul lavoro, sul guadagno, sulle cure, non una non qualità di vita alla ricerca di un culo, di qualcosa da leccare, di qualcuno da schifiare, da qualcuno da leccare. La prima cosa dovrebbe essere questa, e non c'è. Qua si generano tumori, in Italia è un generatore di tumori e non li cura. La prova è Maroni, questo ministro della Lega, che pace all'anima sua, è morto. Penso di tumore, non lo so, non sono andato a leggere, ma tanti altri famosi, illustri, giovane ancora, non era neanche ancora. Quindi, se non curano, se non sono riusciti a curare, ma era un tumore difficile, ho capito, ma li generano qui. Qua è pieno di sma, di sla, pieno, pienissimo di deficienza senile, pienissimo. E un produttore dice, ma anche negli altri paesi, anche nei Paesi Bassi c'è. C'è, è un conto. Un'extra produzione, una super produzione di questo
per non parlare del lavoro, dei femminicidi, di tutto quello che è la fic, di tutto quello che raccontano, poi alla fine, nel loro anello di spazzatura, di calamaro di totano venduto per calamaro, calamaro venduto per totano, non si offendono i totani e i calamari, o di ruote di gomma vendute per. Non rappresentano la verità. E poi alla fine se te li trovi in televisione, nei web, nelle cose, che si chiude il circuito e se vai a vedere di che cosa si parla. Una ruota continua, una e più ruote continua, di un generatore di malattie, di cose. Quindi riescono in Italia, Maroni è morto, riescono in Italia a curare i tumori. Quanti tumori ci sono in Italia? In base alla popolazione. Quanti morti sul lavoro ci sono in Italia in base alla popolazione? Quante donne uccise ci sono in Italia in base alla popolazione? Quanto lavoro in nero c'è in base alla popolazione? Quanto percepisce in base alla realtà? Quante persone corrispondono con i contratti e quello che fanno in base alla popolazione e al numero delle cose che ci sono? Cosa sono gli usi e costumi degli italiani e cosa invece rappresenta lo Stato? Quali usi e costumi invece rappresenta? Che percentuale c'è di differenza tra quello che la gente fa e invece quello che dicono che devono fare e quello che fanno? Quanto si pagano di tasse? C'è una disparità enorme, e quello è quello che si mangia lo Stato di incidenti stradali, morti sul lavoro, tumori, ecco, che non cura, che non riesce a curare perché non ha i ter perché lo cura con il veleno. Sì, all'origine. Imbottendo il territorio di veleni, che alla fine è raccontando palle agli italiani, negativismo, tutto proibito, tutto così, quando invece la gente non proibisce proprio un cazzo. Anzi, è tutto che ognuno fa quel cazzo che vuole. Anzi, ben vengano veleni, ben vengano cose, fabbriche, miniere, cose elettriche, cose di tutti i tipi, senza nessuna regolamentazione intelligente, cioè una massificazione più totale, modaiola di tutte cose, e soprattutto proibendo invece le cose che probabilmente potrebbero essere fonte di sviluppo, di studio e di alternativa al divertimento, a una cosa ricreativa, cosa. Proibendola si crea un effetto contrario. Siccome non puoi controllare tutta la gente lo fa e male. Comunque, non cura i tumori, non cura un cazzo, non cura niente. E col veleno, con la chemioterapia non si cura il tumore. Non lo dico io, eh. Comunque, generare dei tumori per poi curarli facendo finta di curarli, per quanto uno in buona fede possa essere, è come se io prendo, t'ammazzo di botte. Prendo una persona, la tengo segregata da qualche parte, la ammazzo di botte, la ammazzo di sofferenze, la faccio di cose e poi l'aiuto, la curo. Dicendogli no, vi ho fatto l'esempio, come a dire a un ragazzo che abita a Priolo, a Melilli, non ti fumare la sigaretta. Con tutti questi ciminieri all'aria. Come si può dire? Magari si dice ugualmente, però bisognerebbe dire qualcosina in più, che lo Stato non dice.
non fa, non mette né di qua né di là. Anzi, riempie la testa alle persone di cazzate. Dice, ma allora non dobbiamo vendere le sigarette? No, non c'entra. Allora non ci vogliono più le fabbriche? No, non c'entra. Purtroppo queste cose, se ci sono, esistono. Bisogna solamente saperle regolamentare. Per saperle regolamentare, per farci i soldi speculando sulla gente, è un conto. Perché avete le mani in pasta in queste cose qui. Quello che fa praticamente lo riesce a fare qualunque tipo di mafia, anche la più scaffiruta. O come il terrorismo, che però dice soldi in pasta, le mani in pasta, ormai siamo con le mani in pasta, però ci dissociamo da chi ci ha messo le mani in pasta e facciamo un'altra associazione, un altro terrorismo, un'altra mafia, un'altra, la parte, il coso. Quello è sostanzialmente il discorso. È quello sostanzialmente il discorso. Cioè, persone che speculano, che raccontano balle alla gente, raccontate balle, generate imbrogli, generate malattie nella popolazione, è percentuale altissima la produzione di morte e di cose che non sono nella realtà. Quando la gente vive tutt'altra realtà, tutt'altro. Quindi è uno stato fake. Ok? Fake. Diciamo, allora quelli col regime che acchiappano a tutti, non lo so, non ci sono, magari sono più fake ancora. Me ne sbatto il cazzo. Io cerco di guardare uno stato migliore. Questo in percentuale alla popolazione e poi al livello di punitività che gli si dà sempre più dura, sempre più, o gliela date dura la punitività, oppure lasciate tutti pentiti, tutti col cuore buono, tutti così. Non rappresentate la realtà, cioè generate voi questo, per i soldi. È chiarissimo, eh? Se non lo capite, vuol dire che avete il cicci nelle orecchie, i conto correnti nelle orecchie. Comunque. Inutile che ci mettete a questa col pesce in bocca qua. Ho poco paura il mondo dello. Ci avete messo una ora che comanda l'Italia col pesce in bocca. Comandi l'Italia col pesce in bocca. Come quelli di prima. Ciao. Quindi, peoples. Allora. Quindi molti stati che voi vedete che sono degli stati sviluppati, in realtà che cosa stanno facendo? Stanno avvelenando il territorio. Generano problematiche. Dice, ma il sistema, so, Giappone, che sembra uno stato molto sviluppato. Nucleare, col nucleare. Ma sarà veramente un nucleare forse adatto per il Giappone, che è enorme, ma non è adatto, che so, per i Paesi Bassi, perché non l'hanno voluto il nucleare, perché siamo piccolini qua, ci mettete una cosa di nucleare, l'ammazzate. E allora andrà bene per tutti questo nucleare? Magari aspetteranno un nucleare migliore, nel caso ci fosse, e valuteranno, perché hanno i migliori tecnici al mondo, nei laboratori chimici. Quindi la produzione, la generazione, generare malattie, generare problemi, non dare alternative generazionali alle persone, alternative sane, con una giusta misura all'incirca, non rappresentare gli usi e costumi delle persone, ma forzarli in incognite, in cose che manco si sanno. Conseguenza di tutte queste cose qua, cosa succede? Di conseguenza, dice, ma la California è un gran paese, non lo so, in California però erano tutti gangster, erano tutti gangster, quindi alla fine, cioè, liberi, hanno dovuto armare tutta la popolazione. Succedono delle cose atroci, ma succedevano anche prima. Quindi se tu sai che
che quello ha le armi, quello ha le armi, quello spara, quello spara, quelli sparano, polizia spara, carabinieri spara, quello di sotto spara, quello ha il porto d'armi che ha la caccia, quello ha il porto d'armi di questo, quello ha il porto d'armi per quello, quello ha il porto d'armi, siamo tutti col porto d'armi, tanto vale che, anche se io sono contro le armi, tanto vale che intanto mi prendo un'arma perché se mi devo difendere, tutti sparano, sparano tutti, quindi è stata questa la logica che hanno utilizzato in California. Ora vi dico una cosa, e poi il pentimento, là c'è tutta una storia di Toki, che era un rapper, cose, che non, logicamente, non lo conosco personalmente, loro dicono che il suo è stato un vero pentimento, anche se ha fatto stragi di persone, insomma è stato nei Crips, mi pare nei Crips, è stato un capo di quelli spietati e cose. Ha avuto veramente un pentimento enorme dopo anni e anni in galera, ha scritto delle cose, ha fatto delle cose. Qua ci sono i pentimenti facili, e poi pentimento per pentimento, come fai? Forse a perdonare i bambini, a perdonare magari il bambino vivo ti perdona. Il bambino perché dice vero, è un vero pentimento, ha scritto delle cose pazzesche. Il bambino morto, no, infatti io, i miei, anche se sono vivo, però chi mi ha fatto certe cose darei la pena di morte, che non sono favorevole alla pena di morte. Cioè, capito? E quindi sono discorsi molto, molto difficili, che siccome in Italia non si possono fare neanche le cose facili, figuriamoci le cose difficili. Siccome è facile, questo che pesce in bocca, oh, siccome è facile parlare di certe cose mentre c'è il pesce messo dentro la bocca, come è facile parlare di certe cose, lasciamo stare, andiamoci a infilare in cose che neanche se andiamo a rovinare tutto il resto. Proprio sbruffoni, fanfaroni, una cosa. La parte peggiore degli italiani. Cosa succede facendo queste cose qua? Succede che questa è come quelli di prima. Con le varie sfaccettature. Succede che si produce. Non solo si generano queste cose e poi si sceglie se essere cattivi o essere buoni, che non risolve il problema. Si generano delle persone completamente incapaci, incapaci, dice, malattie mentali, ma non è che tutte le persone che hanno malattie mentali fanno del male. Vi ho fatto vedere là il mio amico Antonello Bernardino, il fratello, minchia, ma si è fermato, mi ha fatto passare con la macchina da un angolo là a Palazzolo. L'ho incontrati tutti e due. Sono persone che hanno avuto dei disturbi. Quindi non è neanche la salute fisica e la salute mentale, l'animo, il buon cuore. Secondo me bisogna andare proprio l'incapacità a comunicare qualche cosa di vero, la verità, nel senso profondo del termine. Quindi, cioè, ti trovi tu un popolo, una nazione o diverse nazioni, che dalla bocca gli esce la cacca che si sono succhiati dalla gente. Dice, Mangola sei una merda, dice, però la mia merda è vera, siete come le mafie. È la verità. Vi piace la merda? Meglio delle merde, meglio la merda vera, tutti noi facciamo la merda, andiamo in bagno e facciamo la merda. Che invece fare la merda finta, cioè essere delle persone che vorrebbero dire chissà che cosa, però siete fake, finti. E volete essere veri, quindi merde e fake. L'incapacità della gente di raccontare le cose, ovunque, sul lavoro, prendiamo un esempio, le famiglie, negli usi e costumi, il condominio, cioè noi qua. Io qua sono, da quando sono arrivato, arrivai con tutta quella cosa raccontata al contrario su di me, sul lavoro e le cose. Sono arrivato qui, sempre favorendo mafie,
che dice non sono mafie, non sono cose, non sono mafie, ma sicuramente più di me, perché è un'associazione. Quindi sicuramente non ero io a sfruttare, saranno sfruttatori, saranno, che ne so, che si infilano, si grattano il buco del culo, saranno degli speculatori, delle cose. Non lo so, di certo non lo ero io, quindi quando tu mi dici a me mafia, speculatore, non lavoratore, non cosa, allora ti invito a riguardarti le mutande tue, dei tuoi cari e delle persone, cioè perché non essendo io vuol dire che quella puzza che senti non viene da me, ma viene da qualcun altro, o quello che vedi, o quello. Quindi sicuramente poi, e io no. Con le prove e tutto. Quindi scendendo qui io sono stato disturbato continuamente e non riuscire neanche a raccontarlo. Zani che è stata qua, questo l'ha dimenticato. Ma tu perché hai urlato a quello? Tu perché ti sei affacciato dal balcone e gli hai urlato a quello di sotto? Perché gli hai buttato l'acqua a quello? Allora, intanto io non sapevo che c'era quello di sotto per buttare l'acqua, lo dico veramente, perché non lo potevo vedere. Era quello di sotto. Uno, ma non ho buttato pietre così a quello di sotto che invece sono cadute dalla balaustra, pietre grosse così, ancora oggi qua poco fa ho portato i cani, c'è una pietra. Secondo, cioè, ha dimenticato che a me mi sono arrivate 100.000 pietre da sopra. L'ha dimenticato. Cioè, ha dimenticato che io uscivo ogni giorno con la macchina, anche con lei, e mi arrivavano la roba in testa sulla macchina, mi hanno anche spaccato il vetro. Colpi di tappeto, colpi, cioè appena uscivo, che io qua so, uscivo la mattina con la macchina, le cose, pum, 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 pum. Di chi è la colpa? Lo fanno apposta, non lo fanno apposta? Ha dimenticato che mi hanno chiuso l'acqua di mattina l'operaio che sta qua sotto, che conosco il proprietario qua di Serra, quando c'era Serra, mi hanno chiuso l'acqua senza dirmi niente. No, lei parla solamente di che io mi sono affacciato a urlargli. Ma se tu mi chiudi l'acqua mentre si rompono gli scaldabagni, mi puoi chiudere l'acqua? Quindi lei prende solamente il pezzo, ha dimenticato che non ci hanno fatto dormire giorno e notte. Alle 4, alle 5, alle 6, i vicini di qua, i vicini di so, capite? Prendete 5-6 mila euro di pensione. Cioè prendetevi una persona, andatevi a spostare nell'altra stanzetta se avete problemi mentali, fisici, per quanto li ho rispettati, e voluto dire, cose sbattute in continuazione. Cioè rispetto per me zero. E questa gente che a me non mi rispetta vuole il rispetto. Non riuscire a rappresentare la verità. Di sotto, questa alle 5 di mattina, la signora che anche rispetto, non lo so dove andava alle 5, alle 6 di corsa, che cosa faceva con i tacchi, non so se era quella del di qua o quella di qua, la cameriera, quelli in nero che ci lavoravano, quelli in bianco che ci lavoravano, se scopavano, se non scopavano, se avevano problemi, problemi vostri, problemi vostri. Non penso che i vecchi di qua scopavano. E quella di solito io sentivo tacchi, tacchi. Periodo, sai, della televisione che c'era quella là, la Ventura, la Simona Ventura con i tacchi del tacco di quella che con i tacchi rossi. E alle 5, alle 6 di mattina, alle 4. Passeggiate, lunghe passeggiate, come se non digeriva, che poi era lei che aveva problemi. Dice, ma non lo capisce, anche lei ha problemi di digestione. E cosa? Ho capito, ma se ti metti i tacchi alle 5 di mattina, i problemi di digestione non è che ti passano. Mettiti, ma è gente che va a lavorare. Senti, io quando scorreggio, anch'io devo scorreggiare, però scorreggio in una certa maniera. Ti dico, vieni qua, avvicinati, e ti faccio una scorreggia in faccia. Cioè, quindi, queste cose, non riuscire a rappresentare la verità, che io arrivo qui e sembra che sono arrivato nel paradiso, mi salgono nel terrazzo, mi entrano nel terrazzo. Io sono arrivato in un posto
dove nessuno faceva niente. Stavano così, stavano galleggiando in mezzo all'aria, tutti nel loro paradiso, nel posto perfetto, magnifico, dove le persone stavano, non facevano nulla. Era un luogo sterile. Poi sono arrivato io e tutti hanno cominciato a fare delle cose, addirittura non farle. Sono io che li ho portati. Quindi, non riuscire a rappresentare la verità, non riuscire a raccontare la verità, raccontare balle. Cioè, dalla bocca non vi esce più la verità dei fatti. Io quando sono arrivato qui ho trovato, non potevo scendere con la macchina, non mi potevo muovere, lavoro in nero un'altra volta. E quando me ne sono andato da qui, da tanto fa, dice me ne vado, lavoro in nero, non si può fare questo qua, la macchina non la puoi mettere là, quello lo può fare ma quello non lo può fare. Quando sono arrivato qui, parliamo di cose più che salivano nel terrazzo, andavano dove volevano, disturbati la notte, posti delle macchine non c'è più, qua io posso fare quello che voglio, là lui può fare quello che vuole. Nel terrazzo mio possono fare gente anche dietro la porta, persone che aspettavano sopra nelle cose, gente che veniva a vedere il terrazzo, mi chiudevano l'acqua, mi aprivano l'acqua, mi facevano le cose, uscivo e mi sbattevano i tappeti nella testa, non si dormiva la notte, ma non un giorno, E più cose avevo, quando ancora non avevo la stanzetta di là, appena mi sono preso il terrazzo, tutti su nel terrazzo, appena mi hanno dato la casa di qua, tutta la notte, se non si poteva dormire, non si poteva stare, cose. Non subito all'inizio, dopo un pochettino, tempo che si hanno organizzato. Quando uno stato è fatto così, ma perché non lo butti? Inutile, papà, perché io porto... La donna vincente, l'uomo vincente, non siete né uomini né donne, questo è il problema. Perché l'uomo, la donna, questa che parla col pesce in bocca. Non siete né uomini né donne, i vostri modelli sono scarsi, sono fake, non funzionali, sono speculativi. E produce un popolo di gente che non sa dire neanche, oltre a generare veleni, una percentuale enorme di letalità e di mortalità, la gente non sa raccontare i fatti, ha paura di raccontare le cose, ma più paura di prendersele le cose, tanto morti per morti, che cosa vi andate? Non ha paura. Cerca di fare, pensa che così si guadagna, perché effettivamente così si guadagna. Cioè, se io ora sono pagato per fare qualche cosa, vengo pagato per fare qualche cosa, per fare, se mi danno qualche cosa, tanto casomai poi piglia e te la tolgono. Non riescono a raccontare la verità dei fatti, come sulla macchina, le Fiat che fanno schifo. No, cari miei, perciò ho lavorato come operaio. Ci sono Fiat che sono fatte meglio e ci sono Fiat che sono fatte peggio, per non parlare di quelle che gli danno in Brasile, che sono fatte ancora peggio ancora. È la Fiat che fa così. Non solo. Sono gli operai, sono persone che vengono truffate come clienti, ci sono persone che vengono truffate come concessionarie. Sono tanti gli aspetti molteplici che formano la realtà. In uno stato dove la gente è polarizzata per i soldi e cose, non riescono a raccontare la verità. Non riescono a raccontare i fatti, perché ormai, perché non si guadagna, non si vive sulla verità, sulla qualità di vita, degli usi e costumi, che qualunque cosa fate deve avere una qualità di vita. Non c'è distinzione tra vita e morte. C'è dal momento in cui si muore, se si resta visibili, in qualche modo. Quindi uno stato del genere lo potete buttare, non è uno stato che rappresenta la verità. Poche parole, anzi, rappresenta la generazione di problemi da punire che generate in continuazione e punire, generate in continuazione e punire, poi generate in continuazione e scontare, generate in continuazione e scontare, generiamo altri problemi e scontare. Cioè, perché ci sono dei posti invece che sono peggiori e migliori? Cioè, ci saranno dei motivi.
Cosa volete seguire? Questo stato? Fate come volete. Io lo condanno per quello che mi riguarda. E vi ho spiegato anche, terrorismo, perché è una roba internazionale. Non c'entra la politica. Non è politica. Sequestrare, rapinare le persone non è politica. La politica è la giustificazione. Potrebbe essere anche filosofia, o religione, o culto. La tirannia, che politica è? Fare del male a una persona, che politica è? Gestire le cose facendo finta di niente, raccontando balle, che il quadretto è triangolare, quando è quadrato, rettangolare. Che cazzo? Almeno dica è quadrato, neanche proprio. Quindi non va bene, capito? Inutile che vi permettete le persone quelle che parlano col pesce in bocca. Capito, no? Ve lo ripeto, pesce in bocca. Ve lo vengo a ripetere lì? Ah, ve lo vengo a ripetere là nei preposti? Nei luoghi preposti? Ah, datemi una penna, una cosa che ve lo scrivo e ve lo firmo. Però non è che poi vi dovete tutti sentire che cosa succede ora. Eh? Cacasotto. Ciao, peoples! Perché io, perché noi facciamo questo, perché noi nel mondo, perché noi italiani, perché italiani! Col pesce in bocca. Peoples! Vengo lì, in questura, in carabiniere, ve lo scrivo. Vi metto la firma anche. No? Pim pom pim, pim pom pom pum, pim. Tanta gioia, tanta e serenità a tutti. E serenate, soprattutto. Pim pom pim, pim pom pom pim, peoples. Super impare, senza corona, maga. Col vino di Licolli, peoples, vi saluta. Anche gli italiani, i chatti. Poi l'altro paese sottosviluppato. Va buono. A dopo. Narcotizzato. Lo so, mi sono perso. No, colorefes. Superpare, non essere volgare. Sarò alieno allora. Come i miei predecessori. Ciao, peoples. Da mangiare, eh? Mi stavo dimenticando una cosa, vi devo dire una cosa, che non riuscì, non comprendere e non riuscire neanche a raccontare i fatti come stanno. La verità, cioè, talmente tanto la gente, questo l'ho detto, delle guerre, che ci sarà la guerra, però non sarà una guerra, l'ho detto, che non ci sarà, che penso che ci sarà una guerra, mettiamo io. Quello che ho capito che ci sarà una guerra tipo una cosa interplanetaria, non questa come quella di ora, interplanetaria con i sistemi, con queste vessazioni, con queste, in mano a più o meno vessatori e criminali. Una guerra proprio senza esercito e senza niente. Ve l'ho detto? Io penso una cosa del genere. Okay. Mi è arrivato così, non come arrivano queste.
queste forme di manipolazione mentale, di controllo di cose. Poi bisogna vedere in mano a chi sono più o meno manipolazione, più o meno tortura, e più o meno invece cose efficaci. Qui in Italia, non essendoci verità, da anni che qua non c'è verità, ve lo dico io, almeno per quello che mi riguarda. Vedrete, certo, se mi pagano per le bugie, direi che c'è verità. E allora, tanto poi ve le levano. Se vi danno qualche cosa, ve lo danno per farvi dire bugie e poi vi inculano per 10 volte in più. Io penso, da quello che ho capito, che ci sarà qualche guerra dove non c'entreranno neanche le armi. Cioè, ho paura, ecco, non lo penso neanche, ho paura di questo, dove neanche i militari potranno farci qualche cosa, cioè, che salterà anche il fatto militare, se ne stanno sbattendo i coglioni. Anzi, verranno prima ammazzate le persone militari e tutte queste cose qui. Prima verranno prese di mira le cose militari e poi. Non è. Cioè, se tanto mi dà tanto, questo succederà. Non lo so quando, se sarò ancora vivo, se saremo. Dipende, ma se questa è ancora la linea da seguire, se seguite questo. Logicamente non lo so se non toccherà, non penso toccherà certi posti. Quelli come l'Italia, molto simili. Così, e modaioli che acchiappano tutte cose. Poi logicamente, come tutte le guerre, come il coronavirus, in uno stato migliore, in posti migliori, tipo questi di Paesi Bassi, si sentirà un attimino, si avrà il problema, si avrà la cosa, ma sarà risolto nel miglior modo possibile. Invece qui diventerà proprio il brodo della faccenda. Ciao, peoples! Ah, ecco, mi sono scordato, mi ero dimenticato cosa vi dovevo dire. Ora me lo sono ricordato, sono andato un attimino a mangiare, ora ve lo racconto. A proposito di quello che riguarda le famiglie, è una cosa anche che ho sentito qua a livello legale. Ora ve lo racconto un attimo. Riguarda solamente questo fatto, questo sentore, questo che pensavo io della guerra, guerra che non interesserà. Vi ho spiegato fonti qua internazionali, militari, anzi verranno attaccate per prima, proprio tenute in ostaggio, insomma verranno bersagliate, verranno eliminate prima di tutto le fonti militari, le fonti statali, insomma dove c'è armi, dove c'è presunto coinvolgimento di forze militari, paramilitari e così via. E si creerà una guerra senza stato di polizia o stato di esercito. Dice, ah, ma c'è la NATO, c'è la cosa. Non potrete farci un cazzo perché probabilmente ci saranno degli ostaggi, delle cose in cui nessuno si potrà muovere. E quindi sarà una guerra civile. Chi può, peggio di una guerra civile, chi può ricamparsi qualcosa, si arricamperà, ci sarà una specie di distruzione di cose. Non lo so quando avverrà, ma questa è la direzione per alcuni stati, che non capiscono l'importanza di un miglioramento dell'ONU. È inutile andare a fare G20, G21, G-Sella. E Gigi Proietti e Gigi La Trottola, se non capite che lì vi imbottiscono di roba aliena, se non capite che, in maniera anche, cosa, se non capite quanto è importante, se non capite quanto è importante che le Nazioni Unite siano insieme per una qualità di vita di tutti. Per generare qualità di vita in qualunque usanza, qualunque uso e costumi, facciano le persone. Ma ora volevo dire una cosa nostra, una cosa personale.
cose e ve lo racconto in base a una cosa che ho sentito anche ironizzando un pochettino e chiudo il video che è diventato il solito un film. Ve lo racconto logicamente sotto chiave ironica perché è buffa la cosa, è veramente buffa, fa ridere. È una cosa nostra, non è una cosa così. Anche quella è una cosa, un fatto nostro, ma non lo so quando accadrà. Questa è una cosa proprio che già è accaduta. E che è molto buffa. Ora ve lo racconto. Parla appunto di una fortissima dipendenza da ciarlatanerie, cioè da usi e costumi e parole e cose che poi danno delle regole, dei fatti e una descrizione dei fatti che non rappresenta la verità nelle famiglie, anzi, rappresenta una verità che è atroce, che è peggiorativa, che ironizzando ora nel mio racconto, in quello che vi racconto, che è successo, veramente una cosa troppo stupida, troppo stupida. Uno dice stupido, Dio dice stupido, c'è diritto a essere stupido. Troppo stupido significa anche mortale, letale. Quindi non bisogna mai perdersi in regole e in parole e in fatti che non sono realistici. Sono troppo stupidi ai confini della realtà. Da ciarlatani, roba da ciarlatani, troppo ciarlatani. Che giusto giusto poi nel frattempo, mentre giravo dalla televisione, venivo alla cosa, un'altra youtuber racconta, però a modo suo. Io ora vi racconto qual è la realtà proprio dei fatti, tangibile e cose, cioè fatti successi. Allora, parlavano da un lato di legalizzazione della prostituzione. Cioè, ma tu sei favorevole o non favorevole? Dipende come si fa. In un posto dove la gente prende 2 euro, 3 euro l'ora, significa mandare tutti a fare la puttana, o 5, 6 euro l'ora. Quasi tutti, comunque, sarebbe un comune. Però probabilmente sempre meglio in una maniera controllata, più chiara, più visibile, che in una cosa nascosta e sotto il peggiore degli sfruttamenti. Logicamente ci vorrebbero delle regole, chi è d'accordo, maschile e femminile, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, l'età, un numero di clienti, una misura di clienti, la predisposizione, una misura di clienti, una capacità, un tipo di rapporto limitato a certe cose, insomma, tutta una serie di cose da professionisti, che io non sono. Perché se no una cosa diventerebbe già una cosa un po' hard, diventerebbe una porcard, una porcheria hard, che non significa, l'hard non significa essere porcherie di hard. Ma questo io stavo parlando di un altro aspetto che poi mi fa ridere. Vedevo il programma questo qua, legale, parla di cose legali, di cose di avvocati, di giudici, parlavano di questo ragazzo, sembra che aveva violentato, era ecceduto in avance e in cose a una ragazza, portandola quasi in un discorso di violenza. E niente, alla fine l'hanno colpevolizzato che non sarà una cosa bella. Sia nei casi quelli più veri e più cose, sia nei casi quelli meno veri, dove magari viene adescato come un polletto, figlio mio. Viene adescato perché mi è capitato anche a me come un polletto, non ti puoi ritirare indietro quando invece dovresti, o vieni imbrogliato, ti viene tirato via lo sperma, insomma, non lo dovete dire a me quanti casi ci possono essere. Però bisognerebbe avere la bacchetta magica e capire, il problema è proprio la bacchetta magica. E capire prima quando si fanno le cose, quando le cose non si fanno, tirarsi indietro, essere preveggenti, non farlo, comunque raccontare la verità dei fatti. Sia quando viene adescato e in alcuni casi sapersi anche fermare o addirittura prevedere. Comunque, in questo caso, questo ragazzo ha fatto questa
violazione leggera, lieve di una cosa, giustamente sembrava dalla cosa legale, dicono, perché io non credo a questi che non sanno raccontare né parlare di verità, sembrava che fosse vero che aveva ceduto in questa cosa. Ma ora dico, figlio mio, come se fosse un mio figlio, come se fossi io figlio di me stesso, figlio o mio figlio. Cioè, ma porca, un nonno, il nonno di me stesso, figlio di un altro mio figlio, di un mio nipote. Come dico anche alla ragazza. Porca miseria. Cioè, 30.000 euro di multa. E chiudiamo in ironia. 30.000 euro di multa. Cioè, ma doveva risarcirla di 30.000 euro. Cioè, ma con 30.000 euro, porca miseria. Oltre alle spese processuali, le cose. Ma con 30.000 euro e oltre, ti pagavi una bella coetanea della tua età, o te la sceglievi un po' più grande, consensualmente che ci stava a passare una notte, 2 ore, 3 ore, te la chiamavi a casa, tutto scontrinato, visibile, fatto su internet, fatto su... Oppure te ne vai in Olanda in un, come si chiama, un red light, in una vetrina. Potevi anche farti tutta la palazzina e ti restavano 25.000 euro, 20, 29.000 euro. Ti usciva anche un abbonamento nei coffee shop, ti usciva anche un abbonamento tram nei tram. Ti usciva anche forse un mezzo elettrico, una macchina elettrica, te la compravi. Da 20.000 euro, un mezzo elettrico, una cosa, la casa in affitto per un anno, e un pacco di patatine, la cena, l'aperitivo, la cosa, un mazzo di fiori da regalare a chi cazzo, a chi era stata la tua preferita, ti sceglievi oppure ti fidanzavi con un'altra e facevi i cazzi tuoi, insomma, per un anno ci campavi. Senza macchiarti e senza macchiare nessuno in un paese più civile. E soprattutto senza rischiare di prendersi qualche malattia o violenze, coltellate, pugni, cose, in più di quelli che già si possono prendere nella vita. Ciao! 30.000 euro. 30.000 euro l'abbonamento per un anno. Peoples! Italiani, paesi sottosviluppati. Ah, dimenticavo, oltre a non dover vivere tutto questo con una vergogna pubblica plateale, anche per il gentil sesso, quello che sia, che mi sa che è visto ancora più come una vergogna morale, una questione comunque che ti sporca, ti tocca, pure se hai un risarcimento, se paghi un risarcimento, se paghi una. E comunque alla fine anche qua è legale, solamente la prostituzione ha altre forme sociali taciute, che magari vengono nominate in altri modi, in tradimenti, in rapporti particolari, in cose così. Quindi è una questione proprio di eccesso di falsitudine, di terminologie false di usi e costumi, come si dice, squilibrati, non veritieri, che non rappresentano la realtà dei fatti.